Bentornati al Caffè delle 10 in una location di eccezione nella sede della Dolce Vita Romana, l'Hotel Excelsior, in occasione dell'inaugurazione del Donei Opera Brunch. Vi chiederete tutti che cosa c'entra l'opera lirica con il buon cibo e noi non a caso abbiamo qui come ospite di eccezione il resident chef dell'Excelsior, James Foglieni, a cui diamo il benvenuto e ci dica un po' lei, che cosa c'è che lega l'opera lirica al buon cibo italiano? Abbiamo provato a fare delle ricerche e abbiamo visto che, come per il jazz, abbiamo abbinato del cioccolato, dei liquori e alcune cose, abbiamo trovato delle notizie che l'opera si abbina bene con paste fresche e sinfonie di crostacei e quest'altro. Quindi ogni domenica faremo delle paste fresche abbinate con crostacei e il meglio, insomma, dei nostri mari. Tra l'altro dobbiamo anche ricordare che i protagonisti di questi eventi domenicali sono proprio i cantanti del Teatro dell'Opera e dell'Accademia di Santa Cecilia, che saranno un po' protagonisti di questi flash mob, sì, per romani, per turisti, quindi una cosa molto bella in cui si avrà l'occasione di ascoltare le arie più belle dell'opera lirica gustando quali prelibatezze, quali saranno i piatti forti? Ma diciamo che i frutti di mare e le paste fresche saranno, diciamo, il punto nostro di forza, però sicuramente anche seguendo i nuovi trend tutto il meglio che possiamo del vegetariano e anche carni e quant'altro. E i dolci, che diciamo abbiamo dei pasticceri molto bravi, quindi col cioccolato, adesso che arriva l'autunno faremo delle sculture di cioccolato. Bellissimo, quindi anche per i bambini è un modo, direi, carino, sì, per avvicinare anche i più piccoli al mondo dell'opera lirica e soprattutto per dare uno spaccato anche a chi magari non è italiano di tutto quello che, certo, che Roma può offrire, che non è soltanto entertainment ma anche cultura. Per cui ecco, fino a marzo, se volete sperimentare una domenica diversa, c'è questa nuova forma di brunch. Noi salutiamo Flaminia Naro che presto ci raggiungerà per delle nuove puntate, salutiamo i nostri followers nel mondo, invitando tutti a iscriversi al canale YouTube Il Caffè delle 10 o a scriverci ilcaffedelle10@gmail.com. Grazie, un saluto a James Foglieni, complimenti all'iniziativa, a presto.